Allora, vediamo un po'. Vi ho mandato un po' di materiale, ve l'ho mandato varie volte perché Sì. alcune cose non si aprivano. Io infatti, scusa la mia ignoranza informatica, ho delle difficoltà, anzi non riesco proprio ad aprire quello che è sotto RAR. Io riesco ad Sì. aprire le slide normali, eccetera. Infatti poi ho cercato di rimandarveli come Infatti. documenti singoli, solo che poi alcuni mi diceva che era troppo pesante l'allegato e quindi non Infatti. arrivava. A me mancherebbe la slide 8. La slide 8. Perché tra ieri e oggi pomeriggio ho cercato di stampare un po' tutto facendo un po' una cernita delle varie Sì. cose perché alcune già le avevo, eccetera. A me mancherebbe la slide Magari queste qua più recenti ve le mando di nuovo. La slide 8, sì, e poi quella che rifacciamo oggi. Vediamo. Perché ho visto che hai mandato la slide 9, la 7, Sì. la 9, però La 8 no. la 8, cioè, o è in quelle Sì. rare lì, in quelle file lì Magari rare, non l'ho mandata io. Oppure non è arrivata, adesso non. che io non riesco ad aprire né sul computer e anche sullo smartphone, ho avuto dei problemi. La rimando di nuovo allora. Grazie, Alice. Comunque oggi cioè quella che facciamo oggi praticamente, è quella che abbiamo cominciato la volta scorsa, che oggi continuiamo. Boh. Vediamo. Vabbè, Poi senza. mi sono fatto un po' su perché ho visto che alcune cose sono lezioni, l'intestazione lezioni, altre cose invece sono esercizi. Ah, ce n'è uno solo di esercizi, probabilmente. Sì, no, di esercizi ce n'è anche più di uno perché io arrivo fino 1A, 1B, 1C, 1D e poi invece le lezioni vanno avanti oltre all'1 anche al 2 e arrivo fino al 2C, mi sembra. Allora, le lezioni sono 1A, 1B, 1C, 1D e poi 2A, 2B, 2C, 2D. E poi c'è anche una fotocopia di solo esercizi, che è tutta in blu, diciamo, perché sono. Mi sembra. Ecco, Sì. per esempio, anche come lezioni mi manca il 2D. Ah sì, Però. forse non l'ho ancora mandato. Vediamo il 2D. Forse non Però l'ho ti ancora dico, come mandato. oggi ho avuto anche poco tempo, ho finito di stampare quello che mi ero segnato, ma non ho avuto molto tempo di controllare perché sono rientrata a casa un po' tardi. Beh, Incredibile. comunque, ora che arriviamo al 2D ve lo manderò più volte, credo. Grazie. Allora, vediamo. Vabbè, senza rifare tutto quello che abbiamo già fatto la volta scorsa, avevamo fatto Nishu Nagoren, di che paese sei, da dove vieni, e Sì. avevamo visto i nomi delle città italiane. Sì. I nomi di un po' di paesi. Sì. Città. Avevamo fatto questo dialoghetto dove usciva fuori Nishunaguren e anche Nishunarderen. Sì. Quindi, da che paese vieni e di dove sei? Wash Milan Ren, Sì. Wash Idali Ren. E questi due modi per chiedere di dove sei. Nishanaguren, Nishanarderen, Wash Idali Ren. Wash Milan Ren è uguale con la nazione o con la città. Poi Sh Bush, che è un altro modo per fare la domanda, invece di mettere Sh, ma Sh Bush senza il ma alla fine. Nish Mak Ma oppure Nish Bush Mak è la stessa cosa.
Poi il dou, che significa tutti o entrambi, e si mette prima del verbo, tra il soggetto e il verbo. Quindi tamen dou shi lao shi, loro sono entrambi insegnanti. Se ci aggiungiamo degli altri avverbi, per esempio ye, che significa anche, prima mettiamo il soggetto, poi dou, poi ye shi. Se ci fosse il bu, per esempio, verrebbe woman dou ye push, non siamo. Woman the bush. Woman do. Quindi the sempre prima. Il do sempre prima, do, sì. Sempre prima. Il pu si mette attaccato al verbo, quindi push per la frase negativa. E poi ho messo qualche esercizio. Questi erano a pagina 40 del libro, delle schede. Ifei shibush faguren, quindi Ifei è francese. La risposta, push, no. Cosa mettiamo? Ifei Chongguoren. I fei, oppure ta, io ho messo ta, però uguale. I fei, sh, Chongguoren. Bu, sh, fa, guoren. Ta, bu, sh, fa, guoren. Ta, sh, Chongguoren. Ta, sh, è cinese. Sì, è cinese, penso di sì. Oppure giapponese, insomma. K, sh, bu, sh, Milan, ren. Quindi Marco è milanese. Milanese. Sh. Possiamo... Dash Milan Ren. Dash Milan Ren, sì. Sì, è milanese, ripetuta. Posso dire, scusa, Dui? Dui, sì. Dui, sì. Dui, sì. Scritto Dui, si legge Dui. Sì, Dui. Dui, Dash Milan Ren, sì, puoi rispondere anche così. Lao shi shi bu shi yi da li ren. Lao shi shi bu shi yi da li ren. È italiano. Bu shi. Ta bu shi yi da li ren. Ta bu shi. Zhongguo ren. Zhongguo ren, sì. Zhang Lao Shi, qua ho scritto Shi Zhongguo Ren. È cinese. Zhongguo Ren. Zhongguo Ren. Zhang Lao Shi Shi Zhongguo Ren. Ok. Qua vi ho messo di nuovo le risposte brevi, come rispondere alle domande, perché avete notato che non ci sono delle parole specifiche per dire sì o no. Soprattutto la parola sì non c'è in cinese, bisogna ripetere il verbo della domanda, quindi sh oppure bu sh oppure duei. Per esempio, ni sh bu sh mei guo ren, sei americano, per dire sì, sh. Ah, senza il pronome, sh? Sh, sì, si può dire solo sh. Oppure esatto, duei. Oppure duei, bu sh. Bush, non lo sono. Sure. Ah. Sure. Sì, sì, si può dire così. Mish Bush Jongoren, Mish Bush Megoren, sure. Oppure Duei, oppure Bush. Okay. E questo con il verbo essere. Se ci sono degli altri verbi nella frase, di solito si usano. Si usa il verbo della frase. Poi ne vedremo anche altri, magari. Allora, vediamo, esercizi numero 5. Scrivi le frasi interrogative. Scusa, una domanda. Dimmi. Per la negazione invece? Bu. Si mette il bu. Si mette il bu da. Per il... Ah. Bush. Bu. Bu vuol dire non. Di solito il bu non si usa da solo. Si mette comunque il verbo, bush.
Ok. Oppure si può dire Budway. Sbagliato. Qua non ve l'ho messo, però si può dire anche Budway. Allora, qua bisogna fare delle domande con queste parole, quindi con Naguo, Nar, Shubu, Shu o Dou. Naguo. Allora, quindi Naguo, quindi quale paese, dove, Shubu. Sei o non sei, e tutti, entrambi. Quindi c'è la risposta, per esempio, Wo Shu Fa Guo Ren, qua vi ho messo anche il pinin. Facciamo la domanda. Wash fa guoren. Wash fa guoren. Sono francese. Nish Nagoren. Nish Nagoren. Nagoren. Nish Nagoren, sì, di dove sei? Wash fa guoren. Ok, poi numero 2 dice Dui Wo Shu Women Shu Luo Ma Ren. Qua dice Dui, quindi giusto. Women Shu Bu Shu Luo Ma Ren. Women Shu Bu Shu Luo Ma Ren, sì. Oppure Nimen Shu Bu Shu Ida Li Ren, potrebbe essere anche. E lui dice sì, siamo di Roma. Nimen shi bu shi idali ren dui women shi luo ma ren. Ok. Poi numero 3 dice bu dou shi wo shi idali ren tamen shi fa guo ren. Bu dou shi, quindi non tutti. Non tutti. Bu dou. Io sono italiano, loro sono francesi. Nimesh Nardoren. Ma però no. Qua c'è il dou. Quindi probabilmente anche nella domanda ci sarà il dou. Nimesh dou sho. Nimesh dou idali ren. Nimesh dou sho Nardoren. Idali ren metterei io. Oppure anche Faguoren. Si dice, siete tutti, voi siete tutti italiani? No, non tutti. Io sono italiano, ma loro sono francesi. Quindi, Nimen Dosh Idali Ren, ma Pu Dosh, non tutti. Poi la 4 dice, Tash Milan Ren, quella che rimane. Ta Shu Bu Shu Milan Ren. Shu Bu Shu l'abbiamo già usato, oh. Però manca il Nar. Ta Shu Nardoren. Ta Shu Nardoren, sì. Lei di dov'è? Ta Shu Milan Ren, lei è di Milano. Ok, ci siamo più o meno? Sì. Ok, allora. Ah, qua vi ho messo i colori, visto che me l'avete chiesti, non li abbiamo ancora fatti. Non ho preparato gli esercizi perché non erano in programma nel libro, però ve li dico, non si sa mai, potrebbero essere utili. Quans giallo, Hons rosso, poi Chens arancione, infatti Chen vuol dire anche arancio, proprio il frutto, Zs viola, Lus, questo è Lus, infatti è verde, infatti per esempio Lucia è il tè verde, Lu. Lans blu. Lans blu. Zons marrone. Zons.
Poi Heis, nero, Heis, Heis. E poi c'è Bais, Bais. Questo Bai è quello che a volte vediamo nei cognomi. Bai Lausch. Bai Lausch. Oh. Bianco. Quindi vuol dire bianco. Vuol dire bianco, sì. Ma come sono i signori bianchi. Esatto. Orale varia? Come? Nel plurale. Finiscono plurale. Tutti con sé. Sì, sono tutti con se, il plurale no, non cambia, in cinese plurale singolare maschile e femminile non ci sono, sempre la stessa parola. Sono tutti con se, esatto. Ma questo se cosa vorrebbe dire? Vuol dire colore, ah. Con se, colore rosso. Ah. Colore in generale come vocabolo si dice jens, infatti ve l'ho scritto qui, ah, jens. E poi questo S si mette dopo il colore. Huans, Hons, Chans, Zs, Lus, Lans, Zons, Heis e Bais. Vai, ok. E questi sono i colori. Poi vi ho messo anche questa domanda qua. Come si dice di che colore è? Che colore è? Jush Shemma Jens. Jush, questo è Shemma. Quale? Jens, colore. Jush Shemma Jens. E uno può rispondere Jush Hons, è rosso. Shemma Jens. Che colore è? Hons, Josh Hons, rosso. Poi i colori. Essendo degli aggettivi, si possono usare con il D, quindi si mette il colore, il D e l'oggetto. Per esempio, Hons de pinguo, una mela rossa. Prima si mette l'aggettivo, poi il D e poi l'oggetto. Hons de pinguo. Oppure Bais de mao, un gatto bianco. E così, i colori si usano così. Come aggettivi prima del D. E Mao sarebbe il gatto? Mao sarebbe il gatto, sì. Meno male, un nome facile. Questo è facile. L'animale più facile, Mao. Gli altri non sono così facili, purtroppo. Immaginavo. Uno nella mucca. Ok, domande? No, basta impararli. Basta impararli, sì. Ho trovato questa scheda qui che è carina, ci sono quelli più importanti più o meno. Poi ce la mandi? Sì, sì. Grazie. Questa qui è già nelle slide, però sì, ah, queste sì? Sono le slide 8, quindi magari ad alcuni non è... È quello che io non trovo. Beh, magari ve la mando anche come immagine, secondo lei. Ok, e che possiamo andare avanti. Con la 9.
complichiamo un po' le cose. Eccola. Fatto ni shina guren, adesso facciamo ni ju zainar, che significa dove abiti, dove vivi. Ni ju zainar. Si pronuncia giù, giù, zai, giù come giù, come giù, è lungo, no, ni giù, zainar, ni giù, zainar, zainar, dove abiti? Giù, zai vuol dire abitare, nar, dove, e qua ci sono Beijing, Shanghai e Nanjing Lu. Nanjing Lu è una via, Lu significa strada, via. Questo qua dovrebbe essere il 2B. Sì. Ok, vediamo un po'. Dove abiti? Niju Zainar. Wuju Zai Beijing. Niye ju zai Beijing ba? Wo ju zai Beijing. Io abito a Pechino. Anche tu abiti a Pechino? Qua ha messo il ba alla fine, non il ma, però sempre una domanda. Sempre per fare una domanda. Il ba è un'altra particella che si, di solito non si usa, però qualche volta la mettono. Wo bu zhu zai Beijing, wo zhu zai Shanghai. Io non abito a Pechino, abito a Shanghai. Io abito a Shanghai. Zhu zai. Zhu zai, esatto. Wo bu zhu zai Beijing, wo zhu zai Shanghai. Wo nai nai zhu zai Shanghai, ta zhu zai Nanjing Lu. Mia nonna abita a Shanghai, lei abita nella via Nanchino, a Nanjing Lu, che è la via, il viale principale di Shanghai. Un po' come dire forse Vittorio Emanuele di Shanghai. Nanjing Lu. Ok. Vabbè, qua non ci sono cose strane, solo il verbo giù zai che significa abitare. Se c'è ye si mette prima, se c'è bu si mette prima, wo ye giù zai, wo bu giù zai. Scusi, la parola lu, cosa vuol dire Nanjing Lu? Lu vuol dire via, la via, via. La strada. Ok. Alice? Sì. Dunque, l'ultima frase, per cui la mia nonna può vuol dire mia, giusto? L'aggettivo? Sì. Nai nai nonna, esatto. Zuzai abita. Sì. E A non si mette, quindi. A non si mette, no. Si scrive solo Shanghai. È un verbo transitivo, si mette direttamente il luogo, sì. Ok, e invece poi la risposta, cioè sì, vabbè, ta vuol dire lei, giusto? Lei, sì, esatto. Zuzai sempre abita, e anche sì. Qui non si mette in, ma si mette direttamente. No. Nanchino e via si mette dopo. Esatto, prima si mette il nome della via e poi Lu, via. Ok. Sì, sì. Era per anche capire qui meglio la costruzione della frase. Esatto, anche qui niente preposizioni, si mette direttamente il luogo, giù zai il luogo. Ma non si mettono solo quando ci sono i luoghi le preposizioni? Beh, in alcuni casi, in altri casi si mettono, dipende. Con questo tipo di verbo, con questo verbo qui, abitare, non ci vogliono. Ok. Grazie. Ok. Sì. Scusi, posso chiedere un'altra cosa? Sì. Ho visto da qualche parte giù che si usa anche appartamento, è vero?
Appartamento in che senso? Nel senso... Giù. Sì, dove abito. Giù. Una... Beh, è un verbo. Mm-hmm. Quindi. Ok, ok. Vuol dire proprio abito e poi si mette il luogo. Mm-hmm. Ok. Il verbo abitare. Forse mm. Giù, però, un'altra parola. No, no, si usa, no, no, ho visto da proprio parte. Giù. Sì, a parte low che è appartamento o edificio, ma invece poi anche giù. Ho visto che si usa anche per appartamento. Era un testo piccolo che ho una volta ho visto. Vabbè, non è importante. Magari, era un, altro, magari era un altro carattere, questo qua è proprio un verbo. Sì, ok, ok. Allora, poi c'è un altro dialoghetto. E ci sono delle parole nuove, che sono campo sportivo, ciao ciao, casa, che è jia, e classe, che è jiao shi. Quindi ciao ciao, poi jia, jia è lo stesso di jia ren, di famiglia, perché jia vuol dire sia casa che famiglia. Ah, punto. È la stessa parola, sì, si usa in generale. Se dico wo jia... Cambia l'accento. No, è sempre lo stesso, sempre già col primo tono, anche lo stesso carattere. Quindi wo già potrebbe essere la mia famiglia oppure la mia casa? Sì, però non casa, nel diciamo che non è nel senso di edificio, ma è più nel senso di famiglia, oh. Di home, no? La differenza come in inglese tra house e home. Ah. È la mia casa, la mia famiglia, torno a casa, vuol dire torno dalla mia famiglia. E poi c'è Jiaoshi, che è l'aula di scuola. Scusi, come si pronuncia il primo? Ciao Chang? No, ciao Chang. Ciao Chang. Ciao Chang. Ciao Chang. Ciao Chang. Ciao Chang. Come se fosse una Z forte. Ciao Chang. E qua esce fuori un'altra domanda che è Ni Zai Nar, dove sei? Ni Zai Nar. Qua non c'è Giù Zai, c'è solo Zai, che da solo comunque è un verbo, significa stare, trovarsi in un luogo. Quindi tu sei dove? Qui sei non è nel senso di sh, essere, è nel senso di trovarsi. Quindi zai nar, tu sei dove? Okay. Zai nar. Zai nar. E nar alla fine, tu ti trovi dove? Sì, tu sei dove? Zai nar. Mm-hmm. Nara alla fine. Invece noi diciamo tu dove stai, tu dove sei. Esatto. Ni zai nar. Prima si mette zai e poi si mette il luogo. Ok, qua c'è una telefonata. Wei, ni zai nar, zai jiao shi ma. Wei, pronto al telefono. Ni zai nar, dove sei? Zai jiao shi ma. Sei in classe? Sei in aula? Bu zai. No, non sono lì. Wo zai cao chang, ni lai ba. Sono al campo sportivo. Vieni? Wo bu qu, wo hui jia. No, non vengo. Torno a casa. Allora, qua c'è un sacco di roba. Allora. Ni zai nar, zai jiao shi ma, quindi dove sei? Sei in classe, ma, è una domanda. Ma questo ma si mette, ma è il solito, la solita particella interrogativa questo ma. Esatto, che ni zai nar non si mette il ma, perché già nar significa dove, quindi ha già un senso interrogativo. Invece sei in classe, ma, far capire che è una domanda.
Buzai. Non qua, so. No, non ci sono. Qua nella domanda il verbo era zai, quindi nella risposta riprende zai. Ni zai jiao shuma, buzai, no. Non sono. Fosse affermativa sarebbe zai. Zai, senza zai. Pronome. Senza niente, solo zai. Solo zai, vabbè. Sì. Zai. Wo zai chao chang, ni lai ba. Sono al chao chang, al campo sportivo, ni lai ba. Lai vuol dire venire e ba è una particella esortativa, come un invito. Ni lai ba, vieni. E lui risponde, wo bu qu, no, non ci vado. In realtà in italiano diciamo non vengo, utilizziamo sempre il verbo venire. Loro invece usano un altro verbo, andare. Quindi lai vuol dire venire, qu vuol dire andare. Wo bu qu, non vado al campo sportivo. Wo hui jia, torno a casa. Wei jia, wei vuol dire tornare. Wei jia, torno a casa. Di solito con jia si usa wei come verbo, tornare a casa. Quindi qua ci sono tre verbi nuovi, lai, chu e wei. La differenza tra lai e chu è un po' complicata, comunque la faremo tante volte. Scusa, chu è quello con la K e la U? Chu è con la Q e la U. La Q e la U, sì, scusa. Sì, si legge chu. 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 Sì, esatto. E significa andare questo. Andare, sì. Andare, mentre lai vuol dire venire, giusto? Esatto, esatto. E qui? Wei. Wei vuol dire? Tornare a casa. Tornare. Tornare, esatto. Ma solo tornare a casa, Wei? No, Wei jia è tornare a casa, però si può dire anche torno in Italia, per esempio, se sei all'estero, tornare, Wei. Wo Wei da lì, torno in Italia. Scusa, la B, Buzai sì. Vuol dire proprio no? Quindi vuol dire proprio no, non ci sono, Zai è il verbo essere, no? Trovarsi, quindi sì. No, non mi trovo. Ah, per lì. Cui non vuol dire solo no, vuol dire non ci sono. Non no. Ci sono, cioè, esatto. No, no. Sì, perché c'è zai il verbo. Sì, noi in italiano diremmo no, però sarebbe, sì esatto, zai il verbo. Nella domanda chiede, ni zai luogo? Risposta, bu zai, no, non ci sono. E o zai, nella sono al sono, sono. Ecco, o non voleva dire anche, non è anche l'aggettivo mio, giusto? Perché prima c'era Wonainai. Sì. Wonainai è mia nonna, perché sì. con i membri della famiglia non mettiamo il D. Quindi diciamo, per dire mia nonna, diciamo direttamente Wonainai. Invece di Wo De Nainai. Ho capito. In realtà Wo vuol dire sempre io. Ah, per cui Wo vuol dire... Ah, ho capito. Solo nel caso di mia nonna. Sì, esatto, solo nel caso dei membri della famiglia. Ho capito, però di fatto uo vuol dire io. Sì, sì, sì. Ho capito. Se ci attacchi subito dopo un membro della famiglia vuol dire mia mamma, mio papà. Ah, ho capito, per cui se è seguito da un verbo vuol dire io. Sì, se invece sì. Metto il nome di un congiunto, significa invece mio o mia. Esatto, esatto. Sì, di per sé come parola vuol dire io. Sì, sì. Ok. E queste sono tutte le parole nuove di questi due dialoghetti. Quindi giù zai, abitare a, qua ve le ho separate perché insieme significano abitare a, però hanno due. Ognuna ha il suo significato, zai può essere anche da sola. Giù zai, abitare, zai da sola, a.
Potrei anche scrivervelo così, guardate. Ah, adesso forse non lo vedete più. No, è andato via. Adesso vedo. Eccolo, così. Ecco, ecco. Sì, così. Mettervi sì, qua giù zai, nel senso di abitare, e zai da solo, nel senso di stare. Sono due verbi, però in realtà zai c'è in tutte e due. Eccolo. E qua. Tutte le volte che esco dalla presentazione se ne va. Eccolo. Così è più chiaro. Giù zai, abitare, vivere. Invece zai da solo, stare, trovarsi. Poi c'è lu, la via, la strada. Wei, pronto, quando parli al telefono. Il ba, che è una particella esortativa alla fine, da mettere alla fine della frase, come invito, per invitare qualcuno a fare qualcosa. Jiao shi, aula. Ciao ciao, campo sportivo. Lai, venire. Ci, andare. Quei, tornare. Già, casa. Come lo pronunci, scusa, andare? Ci. Che. Ci. 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 È come se fosse ciu, però la bocca è un po' più chiusa. Ci. Ci. O ci. Ci. È una parola un po' difficile. Ci. 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 Perché la U quella con la diesi, quella U. Ci. Vabbè, rimango un attimo qua, così vedete. Allora, zai vuol dire stare, ma stare, anche tornare? No, tornare è qui, in fondo. Per cui solo stare, ok. Solo stare, sì, mi trovo in un luogo. In realtà vuol dire anche un'altra cosa, ma adesso non ci incasiniamo, la facciamo la prossima volta. Facciamo il passo per volta. Esatto. Meglio. Ok. Ok. Ci ripeti la pronuncia? Di tutte? Allora, sì. Giù zai, o giù zai, poi zai, da solo, lu, wei, ba, jiao shi, ciao chang, lai, chi, hui, e l'ultima è jia. Jia. Yeah. L'ultimo è una specie di G italiana? Sì, esatto, una specie di G italiana, sì, Gia. 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 Ok, vado avanti. Sì. Allora, qua ho messo la differenza tra ciu e lai, che vogliono dire andare e venire, però è un pochino diverso rispetto all'italiano. In cinese bisogna sempre guardare alla persona che sta parlando, cioè il movimento è sempre rispetto a chi sta parlando. Io vado in Cina, uso ciu, perché io mi sto spostando in un altro luogo rispetto a quello in cui sono adesso. Invece lui viene in Italia, lai, perché lui si avvicina al luogo in cui io mi trovo adesso. Sempre io che sto parlando. Infatti vi ho messo questi due esempi. O ciu luo ma,
Calà in Milano. Non si vedono però. Ma non si vedono? No. Adesso? Sì. Adesso bene. Ok. Grazie. Era andato via. Ascolta, le città, i luoghi non vengono messi con la maiuscola? Con la maiuscola? No, perché alla fine nel Pinin a loro non importa molto di maiuscole, minuscole, punteggiatura. Ah, gli serve per la pronuncia, però... Non stanno a guardare. No, infatti, contano i caratteri. A volte io li scrivo a maiuscole, a volte minuscoli, però non importa. Sì, ma voglio dire, perché nei loro caratteri, non il, diciamo, questo modo per... Nei loro caratteri non esiste la maiuscola, quindi. No, non esiste. Non c'è differenza tra maiuscole e minuscole. No. Per cui chiaramente anche nel trascriverlo per noi non esiste anche questa cosa. Okay. È un'indicazione di come si leggono, però alla fine non è utilizzato. Sì. E quindi io vado a Roma perché mi sposto in un luogo lontano da dove sono adesso. Talai Milan, lui viene a Milano. Il movimento è verso il luogo in cui io sono, quindi io sono a Milano, io che parlo. Detto così sembra facile, in realtà ci sono dei casi in cui noi in italiano useremmo venire e invece loro usano ciu, e anche il contrario. Vi ho fatto degli altri esempi. Ta ci zhongguo, lei va in Cina. Talai idali, lei viene in Italia. Anche qui sempre lo stesso discorso. Ta ci zhongguo, lei va in Cina, quindi io che parlo non sono in Cina. Talai idali, lei viene in Italia, io che parlo sono in Italia. Ho capito, lei viene, lei. Sì. Ho capito. Quindi... Faccio questo dialoghetto. No, aspetta un attimo. No, era giusto per ricapire. Dunque, nel dialogo precedente era chiaro che c'era il movimento, giusto? Sì. Cioè, io vado a Roma e lui viene a Milano, per cui c'era il movimento. Mentre invece in questo c'è sempre lei come soggetto. Lei parla. No, chi parla non è in Cina. Chi parla, quindi io che dico questa frase, ta ci zhongguo, io non sono in Cina. E dico, lei va in Cina, la Cina è lontana da me. Sì. Invece per lei cui viene... Per cui uso il verbo andare, ci. Anche se per noi in italiano è il verbo venire, ok? Ma verbo andare, certo. In questo caso in questo caso è uguale all'italiano. Sì. E invece lei viene in Italia... Ho capito. Io sono in Italia, sì. Io che parlo sono in Italia. Dico, lei viene in Italia. Perché sono io che parlo. Ma qui sembrerebbe uguale all'italiano in questi due esempi. Sì, qui sembrerebbe uguale all'italiano. Dopo ve ne ho messa un'altra che... Un altro dialoghetto che purtroppo non è uguale. Perché a volte noi utilizziamo venire quando invece i cinesi userebbero andare. Infatti qua vi ho messo Nilai Milan ba. Cioè, vieni a Milano, dico io a un mio amico. Io quindi sono a Milano. Io che dico, vieni a Milano, ni lai Milan ba. Lui dice, non ci vengo. Però lui usa ciu, non usa lai. Perché lui si sposta in un luogo che è lontano da lui. Quindi non va a Milano. Non vado, letteralmente. No, non vado. Io che sono a Milano dico vieni a Milano, lui che è in Cina dice no, non vado. Perché conta sempre dove si trova chi parla. Quindi se dico non vengo a casa tua, wobuchu. Nide già casa tua. Nella domanda ni sta per tu. Sì, sì, sì. Ni è tu. Vieni e ba è la particella
che si mette in fondo per l'esclamazione. Esatto, per fare un invito. Ok. Per esortare. Quindi più che pensare a come diremmo la frase in italiano, bisogna pensare a dove va il movimento, dov'è il movimento. Se ci si allontana, ci si avvicina al punto in cui siamo adesso. Abbastanza complicato. Sì, da spiegare è abbastanza complicato. In realtà poi magari utilizzandolo dopo un po' ci si abitua. Bisogna sempre pensare se vado o se vengo, quindi se mi avvicino a me o se mi allontano da me. Vediamo dopo cosa ho messo. Ah sì, il verbo zai, ho spiegato di nuovo che significa stare, trovarsi. Wozai idali, sono in Italia, mi trovo in Italia. Anche se il verbo è, in italiano usiamo il verbo essere, in realtà il significato non è quello di sh, essere, ma è quello di stare, trovarsi. Infatti non possiamo dire wash zai. Perché sh e zai sono due verbi diversi, hanno due significati diversi. Il verbo è zai. Zai. Sono in Italia. E non si può tradurre io sono stato in Italia, vero? Lì la cosa si complica perché è un verbo al passato. Ah, ecco. E bisognerà mettere una particella che indica il passato. Ah, ho capito. Però sì, per sì. Il momento, usando solo il presente... Indica che adesso sono... Che adesso sono, però si usa zai nel senso di stare. Nel senso di trovarsi, di stare, sì. Ok. Vediamo un po' dopo cosa ho messo. Vabbè, sì, però se intendiamo abitare diventa giù zai. In questo caso si legano due verbi, giù e zai, insieme. Io vivo in Italia nel senso di abito in Italia. Cioè una cosa permanente questa, non è una cosa temporanea come zai sopra, nella frase sopra. Sì, è proprio nel senso di vivo lì, ho la casa lì, non mi trovo in questo momento. Zai lo posso usare anche per dire sono in bagno adesso per 2 minuti e poi me ne vado. Invece giù zai è proprio vivere. E anche qua le risposte. Se faccio la domanda con zai, gli zai luo mama, sei a Roma, si usa il verbo della domanda. Risposta zai, affermativa, sì, ci sono, sì, sono lì. Buzai. No, non ci sono. Sempre così senza il pronome personale. Sì, esatto. In realtà a volte lo mettono anche, non è un problema, però così è più corretto. Zai, buzai. Anche qui si potrebbe usare duei, volendo. Duei va sempre bene, duei buduei, che vuol dire giusto, sbagliato. Ok. Forse dopo ho messo qualche esercizietto, magari riusciamo a farne qualcuno. Ah, vabbè, questo è per ripetere i nomi di casa, viale, aula e campo sportivo. Questi sono pagina 45.
Vabbè, casa. Gia. Gia. Ecco. Qua vi mette viale, non via, però ci possiamo arrivare. Dalu. Dalu, perché da vuol dire grande. Quindi Dalu è una grande via, un viale, una strada principale. Dalu. Poi aula. Giaosh. Giaosh. Campo sportivo. Zhaochang. Zhaochang. Ok. Ah, qua vi ho fatto tutto un elenco di luoghi che potrebbero essere utili, un po' di vocabolario. Ufficio, Pangonsh, quindi Wozai, e queste sono parole che possiamo usare dopo Wozai per dire dove sono. Bangonsh, ufficio. Banca, in han, non due sillabe, in han. Caffetteria, caffè guan. Caffè vuol dire caffè, guan, un edificio, un locale. Il pub o il bar, Gio ba. Va come 8. Sì, è scritto diverso, però si legge uguale. Gioba. Va come 8. Ristorante, Zhangguan. Come, scusa, la prima sillaba? Zhan. Come fosse una Z, un TS. Zhangguan. Ah. Come Zhangguan. Ospedale IUN. IUN. Ma IUN non è anche la moneta cinese? Quello è lo yuan. Yuan. Che si scrive, mi sembra, yuan, e quindi si legge yuan. Sì. Si pronuncia yuan. Sì. IUN è l'ospedale. IUN, sì. In realtà yuan, quello della moneta, è un altro carattere. Beh, certo. Però si pronuncia così, sì, yuan. Il suono è lo stesso. Il suono è lo stesso, sì, yuan. Scuola, xue xiao. Sarebbe la S dolce in italiano? Eh sì, più o meno. Un po' più sh, forse. Un po' più sh. Sh. La metà tra una S e una sh. 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 Hotel, Fanguan. O anche Bingguan. In realtà io vi sto dando una variante, ma alcune di queste parole, tipo ristorante, hotel, ci sono vari modi per dirle. Quindi ve ne sto dicendo una. Ok. Fanguan. Biblioteca, Tushu Guan. Guan torna spesso perché vuol dire luogo, no? Locale adibito a.
Tushuguan, poi stazione Huochejian. Huochejian. Huoche vuol dire treno. Jian è la stazione, la fermata. Huochejian. 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 Negozio Shandien. Shandien. Scusate, Huoche vuol dire treno? Sì, Huoche vuol dire treno. E Zan? Zan è la fermata oppure la stazione. Sì, di per sé vuol dire fermata, Zan. Però tutta la Huoche Zan è la stazione. Ho capito. Shandien, negozio. Anche qui la G non si sente, Shandien. Poi vi ho messo museo Bouguan. 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 La chiesa Jiaotang. Non è molto utilizzata come parola in Cina, però a noi magari serve. Ce ne sono poche. Jiaotang. Jiaotang. Aeroporto Jichang. 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 È lo stesso Chang che c'era in Cao Chang del campo sportivo, perché Chang è come fosse una piazza, uno spazio aperto. Lo stesso Chang. Il parco Gongyuan. 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 Anche qua c'è la parola UN, però il carattere è ancora diverso. Fa niente. Però se vedete UN di ospedale e UN di Gongyuan, un pezzettino è uguale. La parte sotto? Sì, la parte che in Gongyuan è in mezzo e in IUN è un pezzettino sotto, è uguale. Sì. Perché poi i caratteri con la stessa pronuncia, alcuni pezzi tornano. E poi ho messo cinema, Dianying Yuan. Ma niente, non vado. Dian? Dianying Yuan. Dianying vuol dire film, Dianying. Yuan, Dianying è il film. Dianying è il film, Dianying Yuan. Madonna, Dianying Yuan. Mi puoi ripetere la pronuncia di ufficio? Ban Gong Shu. Ban Gong Shu. Ban Gong Shu. Ban Gong Shu. Dove Shu è lo stesso di Jiao Shu, aula. Jiao Shu. Un'aula per lavorare, l'ufficio. Oh, queste sono quelle che sono venute in mente a me. Poi magari se avete delle curiosità ne vediamo anche altre. Scusa, posso fare una domanda? Una sì. Cortesia? Sì. Siccome i caratteri non li capisco, volevo chiederti gentilmente se può fare una lezione sui caratteri, perché ho fatto poche lezioni di cinese.
Le abbiamo fatte all'inizio, non so se può. Se... Sì, Adriano, se... per cioè, queste lezioni, come ti ho già detto, le abbiamo già fatte, quindi bene, dovresti rivederti le registrazioni. Non possiamo va iniziare bene. Tutto da capo. Va però bene, sì, infatti ci sono le registrazioni. Nelle prime due abbiamo parlato un bel po' dei caratteri. Sì, che poi ci sono. Che poi in realtà i caratteri non si capiscono, sono solo da imparare a memoria e provare a scriverli, non c'è un modo per leggerli. Tu sai che quella parola ha quel carattere lì e lo impari. Va bene. Non c'è un metodo per leggerli. Guarderò le lezioni. Va bene. Allora, questa qui poi ve la mando di nuovo. Ok, se ti puoi ricordare per favore la slide 8 magari. Sì, sì, vi rimando sia la 8 che la 9. Ecco, la 9 è questa, ce l'ho. È quella che hai mandato mi pare oggi. Sì, sì, sì. Speriamo che arrivino. E poi il 2D. E poi il 2D. Non è vero. Grazie Alice. Grazie Alice. Grazie a voi. Buona settimana. Buonasera a tutti, grazie mille. Ciao.